Luciano Imbriani, un uomo appartenente alle famose partite IVA, che è gasato perché ha riaperto e ha incassato un sacco di soldi. Ecco, allora, va bene, giustamente te in questo modo ti comporti come tu fossi il governo. Menzogne, bugie. Va bene, a questo punto noi abbiamo riaperto partita IVA, l'unica cosa che uno vorrebbe è partire dall'Italia, perché ce la fa più. Poi riguardo a quest'IVA, sono sposato e tutto il resto, non ne voglio parlare. Fatemi un'altra domanda, perché io sono felice che voi mi fate queste domande. Scusa, grazie, questa è la vera domanda. Lì c'è il futuro in questa domanda, che la gente non sa. Ora fammene una un pochino più forte. Senti, ma il fatto di avere la villa Miami ti facilita, per cui puoi mandare in culo il governo, o sei costretto, come noi comuni mortali, a rimanere qui? Allora, io innanzitutto non ho punte ville a Miami, seconda cosa, io come comune mortale mi tocca rimanere qui, ma qui è in questo negozio, per tentare di vedere se come ha detto Conte, i conti tornano. Poi se mi fai un'altra domanda senza andare all'estero, ma qui, che i problemi sono qui, non sono all'estero. Fammela. Allora, ti piace Cadicio? Allora, ecco, Cadicio, dove stava mio zio, che è una zona qui vicino. Ora io non conosco molto bene questo Cadicio, però se Cadicio ci sta lo zio, Cadicio è un buon Cadicio, però io volevo parlare anche di altro. Ti do 30 secondi, poi me levo da coglione. Ecco, anticipiamo i tempi, va bene? Ciao ragazzi. Allora, dite la moglie. Io non voglio dire niente, senti che me lo dovevi dire. Se ne parla un'altra volta. Va bene, allora però io riguardo all'isolamento, queste persone qui le metterei nelle celle di isolamento, col freddo anche. Ti pare di aver fatto una bella intervista? No, ma a te ti pare di aver fatto delle domande intelligenti? Te lo farò di Dal Martini. Martini, questo nome non mi è nuovo. Ah!